Siamo con Alessandra Palazzotti, direttore nazionale di Special Olympics Italia. Grazie per essere qui. Oggi è la presentazione dei giochi invernali che si svolgeranno in Piemonte a inizio marzo. Allora, vogliamo sapere tutto su questi giochi. Quando si svolgeranno, dove si svolgeranno e soprattutto quali saranno e quanti gli atleti coinvolti. Certo, allora abbiamo i giochi nazionali invernali di sci alpino, sci di fondo, racchette da neve, danza, floorball e si terranno a Sestriere, ad Entracque, Borgo Sant'Almazzo e Pragelato, quindi prendiamo situazioni anche abbastanza distanti tra loro e abbiamo circa 600, siamo a 4 atleti ai 600 per raggiungere il numero di 600 atleti coinvolti, quindi per noi è un bel record e avremo anche nel floorball 4 squadre straniere e questo è l'evento che poi è un test event per i giochi mondiali del 2025, quindi per noi è molto importante perché saremo osservati da responsabili internazionali che verranno a vedere come organizziamo da un punto di vista tecnico ma anche per tutto il resto. Avremo due cerimonie d'apertura, proprio per non far spostare gli atleti che sono distanti tra loro, faremo il 5 la cerimonia d'apertura al Sestriere e il 6 la cerimonia d'apertura ad Entracque. Ecco, parliamo di questo floorball che anche per noi è uno sport nuovo. Cosa si tratta? Com'è? Allora, Special Olympics inserisce il floorball e la danza tra gli sport invernali per dare la possibilità a quei paesi che non hanno proprio la neve, non fanno fatica a venire agli sport invernali, a venire invece agli sport invernali, cioè per includere anche quei paesi che in altro modo non parteciperebbero. E pensate che anche per le racchette da neve, anche qui in Italia, per esempio, noi abbiamo coinvolto molte regioni del sud che non hanno neve perché loro si allenano sulla sabbia, quindi abbiamo le squadre dalla Calabria, da diversi posti dove difficilmente riescono a raggiungere zone con la neve. E quindi si allenano sulla sabbia perché la consistenza tra sabbia e neve ci sta e quindi hanno la possibilità di fare i giochi nazionali nelle racchette da neve e così facciamo a livello internazionale. Danza e floorball ci aiutano a portare qui questi atleti che altrimenti non parteciperebbero. Bene. Ecco, se dovessi invitare il pubblico, i cittadini a venire a vedere i giochi Special Olympics, cosa diresti? Io direi venite perché danno una carica ai nostri atleti, ti danno l'idea dell'impegno, della determinazione e ti danno proprio una carica enorme, quindi venite a fare il tifo, ad applaudire per loro, noi premiamo tutti dal primo all'ultimo e forse l'ultimo prende più applausi del primo, quindi veniteci ad aiutare a sostenere in modo così forte il loro impegno perché loro sanno che non devono combattere contro un avversario ma devono combattere contro i propri limiti, quindi l'impegno è la cosa determinante, non è importante se si vince l'oro, l'argento, il bronzo o la medaglia di partecipazione, l'importante è avercela messa tutta. Venite a respirare quest'aria perché è una bomba. Tu sarai protagonista dei giochi, in quale disciplina gareggerai? Con il ballo gareggio. Ah, con il ballo, ok. E cosa ti trasmette lo sport e in particolare il ballo? Quando balli cosa provi, quali sono le tue sensazioni? Un'emozione super quando io vinco, infatti ho vinto ieri, che era sabato, il primo posto con la coppia. Cosa vorresti dire al pubblico per venire a vederti qui in Piemonte a marzo? Beh, con le persone io posso dire che se mi vedranno i miei ex compagni sarei più felice e anche più gradito. Molto bene. Allora chiudiamo questa intervista chiedendoti lo sport per te cosa rappresenta? Vita per me, siccome prima ho fatto nuoto, i giochi estivi e il ballo con quelli invernali, cioè il 4 e l'8 settembre. Ma ciao a tutti, ma io ho molta ansia di perdere, ma tutti quanti noi, ma atleti, ma abbiamo l'ansia di sbagliare, ma riusciamo a farlo, ma comunque volevo dire che, ma come ho detto prima, io che noi, ma bisogna farlo sapere, ma il mondo che noi, ma esistiamo, ma non che le persone, ma ci fanno, ma ci dicono, Daisy, ma tu sei disabile? No, ma tutti quanti una piccola disabilità, o anche grandi, o anche... Boh.
Senti, per te lo sport, fare sport cosa rappresenta, cosa significa? Mi sembra di volare, ma mi sembra ma di oltrepassare le mie difficoltà come ho detto prima. Che disciplina farai? Quale sport? Farò sci alpino. E quali sono i tuoi obiettivi per questi giochi? Cosa vorresti fare? Che risultati vorresti raggiungere, sia personali che sportivi? Ma spero di dare un messaggio molto, molto, molto forte dicendo tipo ma uguaglianza, ma fratellanza e anche ma vincere, sì, ma se non capita, dico, ma un'altra volta posso andare a giochi mondiali, ci posso andare poi tra un paio d'anni, non lo so. Grazie mille, Desiree, in bocca al lupo per questi giochi. Grazie.